Buongiorno a tutti, oggi sono a Valmadrera per salire sul Monte Morregallo. Sono circa 1000 metri di dislivello, metro più metro meno, ci vorranno un paio d'ore, adesso sono le 10:10, vediamo in quanto ce la riesco a fare. La macchina l'ho lasciata giù in paese, ci sono diversi posti, vi lascio una posizione GPS indicativa. Adesso con questa fantastica giornata, ta-da, mi metto in marcia, andiamo. Ecco la canzone del sentiero. Sei, un regalo. Che giornata. Sentiero ben indicato, 6-7. Il sentiero prosegue nel bosco con una pendenza abbastanza notevole, almeno fino adesso. La giornata è splendida, ma fa un gran caldo. Siamo a metà novembre, ma sembra di essere in primavera inoltrata, infatti sto sudando oltre misura. Piccola comunicazione di servizio. L'altro giorno lì che mi facevo i fatti miei e tutto un tratto mi chiama YouTube e mi fa oh ma lo sai che tipo solo il 10% delle persone che guarda i tuoi video è iscritto al canale. Come faccio io? Eh sì, quindi vuol dire che c'è il 90% di persone che guardano il mio canale che non sono iscritte. Cosa state aspettando? Pingiate là sotto il bottoncino iscriviti, così mi aiutate a far crescere un po' il canale. Dai dai, clicca. Ecco, piccola deviazione qua, non segue più il 6-7 perché il 7 va a pianezzo, ma solo il 6 da questa parte. Qui avanti c'è un altro cartello, andiamo a leggerlo insieme. 5 precudo, ok. 6 Morregallo, quindi di qua. Ok, 500 metri di dislivello in 50 minuti. Siamo a metà, credo, poco meno. Sempre bosco, sempre pendente, ma molto bello. E qui, poco prima del chilometro 3, comincia a pendere ancora di più, a gradoni proprio, non so se si capisce, però va giù abbastanza dritto. Pausa acqua e pausa gel, perché devo riprendere un attimo il fiato. Che bello! Wow! Bellissimo. Dopo quel brutto pezzo su roccette là dietro, molto scosceso, adesso c'è un pezzo quasi in discesa. Qua di fianco c'è un panorama incredibile, guardate che roba. Bellissimo. Dovrebbero mancare ancora circa 400 metri di dislivello, quindi ci vorrà ancora un po'. Spero non sia pendente come la parte prima, stiamo a vedere. A un certo punto in poi sono tutte roccette, appena finita la discesina bisogna usare anche un po' le mani. Niente, ho scoperto che il sentiero che volevo fare non è quello che ho fatto, ho sbagliato più indietro, infatti ho dovuto fare un po' di roccetta per ritrovare il sentiero 6. Adesso sono quasi arrivato alle bocchette là sopra, poi in 20 minuti dovrei essere in vetta, poi non so da che parte scenderò, non certo da qua perché è improponibile.
Ecco, sono arrivato alla bocchetta San Brogera 1192. Adesso vado su al Moregallo, poi però scendo da di là. Boh! Sono fatto sbagliare prima. Solo io riesco a fare strada. Ah, che roba qua dietro! Bellissimo! Ta-da! Differentemente dalle altre cime qua adesso si arriva su una spiazza enorme e sarà punta. C'è vento, spero che si senta quello che dico. Panorama incredibile, adesso lo vediamo, fate pazienza, arrivo, poi facciamo una bella panoramica. Non la cima più banale del mondo, ma ce l'abbiamo fatta, andata. Che poi per fare proprio i precisini, la cima del Moregallo non è quella croce lì, è dall'altra parte. Hop, venite qua, eccoci, questa è la cima del Moregallo, la Madonnina. Perché è 5-6 metri più in alto. Arrivato, sano e salvo. Quindi in definitiva ci ho messo 1 ora e 58, 4 km e 6 per 1013 metri di dislivello. Siamo a quota 1269, preciso preciso, panorama strepitoso, davanti a me c'è il Monte Barro, il Resegone, vedete là il Resegone? Lassù oggi c'è Andrea, non so se vi vede, se si vede che sta salutando, è andato su con degli amici, in teoria dovevo andare su anch'io ma hanno fatto il morterone che avevo già fatto, non avevo voglia di fare il bis, allora ho scelto per il Moregallo, comunque un saluto ad Andrea e ai suoi amici. Bellissimo qua, unico. Vedete, giusto per far capire, io sarei dovuto venire su da di qua, che è il sentiero 7, cioè dovevo seguire il 6 e poi prendere il 7, invece come un babbeo ho seguito solo il 6, che mi ha fatto fare un sentiero piuttosto bruttino. Comunque adesso tornerò giù da prima. Prima di tutto pauso un secondo, tiro il fiato, mangio qualcosa, poi se ne riparla. Ok, mi sono dovuto vestire perché fa veramente freddo adesso, è andato via il sole, si è alzato un po' il vento. E fa freschino, quindi sono le 12:15, adesso comincio a scendere, prenderò il sentiero verso Preguda, si chiama, dovrebbe essere più semplice. Il panorama qui è stato veramente bello, mi sono fermato poco alla fine, vabbè, tanto quello che c'era da vedere l'ho visto. Adesso cercherò ancora di riprendere qualcosina, ma tra poco tiro fuori le bacchette per aiutarmi nella discesa, quindi non riprendo tantissimo. Andiamo, andiamo. Ecco, sono tornato giù alla bocchetta San Brogera. Io arrivo da di là, una via abbastanza complicata, e seguendo i cartelli 6 andrò verso Preguda, la via Preguda, che non ho ancora fatto, quindi farò una specie di anello. Comunque io ero lassù poco fa, sono sceso da lì e ho cominciato la mia discesa in salita. Così, non so perché, ma ci sta facendo salire. Vediamo. Wow. Dunque, siamo più o meno a quota 900 metri, ho fatto 400 metri di dislivello negativo. Finalmente sembrerebbe essersi ammorbidito un attimo la discesa, che è stata estremamente impegnativa su un fondo sporchissimo tra foglie e sassolini, sono anche scivolato, ma vabbè. Adesso qui il boschetto sembra molto morbido, soprattutto ci sono i colori dell'autunno,
che ci tenevo tanto a far vedere perché sono veramente spettacolari. Spero che renda. Sempre bellissimi i panorami. Sto provando un po' la camma sulla fascia frontale, la prima volta che lo faccio, chissà come viene. Lo scoprirò in fase di montaggio. Nel frattempo volevo far vedere un po' di questo bel boschetto. Finalmente un sentiero tranquillo. Qui tra l'altro si corre un trail Dario e Willy, ci sono già i cartelli, chi fosse interessato a provarlo. Procediamo con tutta calma verso Val Madrera. Sono sceso di 500 metri, che significa che ne mancano altri 500, credo. Speriamo. La temperatura si è fatta più accettabile. Si è messo di tirare il vento. Vento che fortunatamente ha ripulito tutto. Ecco, il sentiero ricomincia a fare le bizze. Evviva! Sai che roba? Che luce, bellissimo, bellissimo. Comunque siamo arrivati al Sasso di Pregude, c'è anche una chiesetta. Andiamo a vedere il Sasso di Pregude con Masso Arratico. Masso Arratico, trasportato qua durante l'era glaciale. Una struttura casota. Ok, vista l'abbiamo vista, procediamo. Dai che ci siamo, dai che ci siamo. Sono rientrato nel paesino di Val Madrera, sto cercando la macchina che ho giusto una posizione indicativa su dove l'ho messa e sto cercando di arrivare lì con Google Maps. Non è molto chiaro perché praticamente sono sbucato da tutt'altra parte rispetto a dove sono partito, quindi sto cercando di orientarmi. Il paesino è molto carino, molto rilassato, bellissimo acero. Grandi luci dell'autunno. Eccomi finalmente alla macchina. Sono un po' cotto, vi dico com'è andata. Ho fatto 10,95 km di lunghezza per 4 ore 53, considerato che ci ho messo 1 ora e 58 a salire, tutto il resto è stata discesa. E un chilometro, no cos'è? 1086 metri di dislivello positivo. Allora, andata bene, impegnativa, non molto divertente, ma impegnativa. Bisogna avere gambe, un po' di tecnica perché c'è anche un po' di roccetta. E il panorama in vetta è fantastico sicuramente. E al ritorno ho scelto di scendere da Preguda, come dicevo. Non è stata una buona scelta perché il sentiero è lunghissimo e i primi 400 metri sono estremamente difficoltosi, il terreno è completamente dissestato e poi vabbè, siamo in autunno, quindi foglie ovunque che non fanno vedere che cosa c'è sotto, rischio scivolate e tutto. Il Morregalo è interessante sicuramente come montagna, le ho fatte quasi tutte quelle qua intorno, quindi vi dico, prima fatevi le altre, se poi dopo vi avanza ancora tempo e voglia magari fate anche questa, che è una bella sfida comunque, infatti personalmente ho fatto abbastanza fatica. Ci sono tanti altri sentieri, magari si potrebbero provare quelli. Comunque dai, andata. Se vi va, iscrivetevi al canale, condividete il video, mettete un like come sempre, così mi aiutate un po' a far crescere il canale. E noi ci vediamo la prossima volta. Ciao, alla prossima.